Dal Vangelo secondo Luca, quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la resurrezione di molti in Israele come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». Sono pochi i testi del Vangelo che narrano dell'infanzia di Gesù. Quelli che abbiamo sono come delle perle preziose che ci aprono lo sguardo su quegli anni trascorsi nel nascondimento a Nazaret. Il Vangelo di oggi ci parla della presentazione al Tempio di Gesù che Maria e Giuseppe compiono. Il maschio primogenito doveva essere riscattato e la madre purificata. Maria e Giuseppe sono una famiglia povera, quindi riscattano il loro primogenito Gesù con il sacrificio di due giovani colombi o due tortore. Mentre stanno compiendo questi riti, accade un incontro inaspettato. L'anziano Simeone, che non ha ruoli ufficiali nel Tempio, mosso dallo Spirito Santo, riconosce in Gesù il Messia tanto atteso. Lo accoglie tra le sue braccia, pieno di gioia, e ringrazia il Signore per avergli concesso questa grazia prima di chiudere gli occhi in questa vita. Definisce il bambino Gesù luce e gloria, ma anche segno di contraddizione, perché svelerà i pensieri di molti cuori. Maria e Giuseppe sperimentano stupore per quello che si dice di Gesù. A Maria viene preannunciata una spada che le trafiggerà il cuore. Sarà la croce che anche Maria dovrà portare con Gesù. Sono tanti gli spunti che ci vengono consegnati in questa pagina di Vangelo. Alle famiglie viene consegnato lo stile povero ed essenziale della Santa Famiglia, che riscatta Gesù con un umile sacrificio. Agli anziani viene donata la gioia di stare nella casa del Signore con più generosità per incontrare il Verbo della vita. Ai genitori viene suggerito di imparare a stupirsi dei loro figli, sapendo che sono un dono non scontato, ma da curare, custodire e scoprire. Per tutti, accogliere Gesù significa vivere una fede non scontata, ma capace di accogliere Lui, segno di contraddizione che svela i segreti di ogni cuore. Infine, San Giovanni nella prima lettura ci ricorda che se diciamo di amare Gesù dobbiamo osservare i comandamenti e soprattutto amare il nostro fratello. Se amiamo, siamo nella luce, se odiamo, siamo nelle tenebre. In questi giorni gustiamo la gioia del Natale, gloria nel cielo e pace sulla terra.